Salve a tutti, oggi mi trovo al Lama dei Peligni per incontrare una persona davvero speciale. Si chiama Peppe Ardente, che finalmente riuscirò a conoscere dal vivo, infatti lo conosco soltanto tramite social. Peppe è una persona molto seguita per il suo amore nei confronti di queste montagne, ma anche per le sue nobili iniziative che porta avanti insieme ad un gruppo di amici. Peppe, finalmente ci si conosce. Ciao, ciao. Di persona. Sì, infatti. Grazie per la tua presenza. Presento. Grazie a te. Conosciutissima. La mitica Maiellama. Ciao. Ciao a tutti. Salve. Quasi tutti di loro, ad eccezione di Cristiano, quest'anno compieranno 18 anni e festeggeranno percorrendo interamente il cammino francese, che parte da Saint-Jean, passa per Santiago e finisce a Finisterre. E lo faranno utilizzando una Jolette. Lei personalmente ci ha contattati perché voleva, siccome loro sono nuovi di questa attività con le Jolette, quindi hanno conosciuto tutto all'ultimo mese. Ecco. Loro hanno fatto il corso a giugno dell'anno scorso, poi sicuramente il Covid non ci ha aiutato moltissimo. Sì. Però... E quindi ci hanno chiesto, diciamo, esperienza, formazione, e quindi oggi sono con noi per vedere sul campo cosa significa, anche se hanno fatto anche loro varie esperienze di uscita ultimamente. La nostra associazione fornirà anche un supporto finanziario e in più, se tu ancora non sai, abbiamo pensato che con voi vi doniamo da portarvi dietro le magliette di Montagne Senza Barriere. Evviva! Allora, oggi faremo un sentiero appena nato che si chiama Sentiero dell'Acquedotto, che fa parte, che è la tratta tra Lama e Taranta e che poi si ricollega a un altro sentiero delle vecchie tagliate che va da Taranta fino a Parina. Noi ci fermeremo alla Madonna della Valle di Taranta e poi risaliremo la valle passando sotto la loggetta, che già ammirandolo da sotto è un bel vedere. E poi risaliremo dove c'è il traforo sulla nazionale e rifaremo il giro all'indietro, no, non all'indietro, proseguendo la nazionale fino a Lama. La Jolette, come tutte le cose belle, nasce dal cuore e avevamo necessità di portare una socia nella ristrutturazione del rifugio di Ponte Tarì e quindi ci siamo adoperati per come fare per portare un sentiero montano di un dislivello di 750 metri e siamo venuti a contatto di questa Jolette su internet. Poi abbiamo contattato il responsabile, è venuto a Lama, ci ha fatto un corso e da lì in poi abbiamo fatto il corso noi associati dell'associazione e quindi sempre con l'intento di portare questa signora su al rifugio. Dopo esserci preparati, eravamo noi i primi fruitori di utilizzo,
nel 2014 abbiamo, una volta formati, abbiamo portato questa signora a Fonte Tarì e quindi è stato un'apoteosi del tutto. Da lì in poi abbiamo pensato, ma perché questa bella cosa che ci ha emozionato non la facciamo sempre e non la divulghiamo anche a chi vuole, sempre a livello volontariato? E da lì siamo arrivati ad oggi, a 7 anni, con i vari raduni, con le varie esperienze che noi diffondiamo questa, l'uso della Jolette, che essendo volontari non facciamo assistenzialismo. Questo è qua. Fantastico. Bene, noi siamo arrivati, abbiamo fatto un giro stupendo, veramente una grandissima esperienza. Ringrazio Peppe, ti posso chiamare Peppe? Scusa. Iso Peppe. Lo dico io. Iso Peppe, grazie a Francesco Iezzi. Seguitelo sul suo canale che fa bei video. Ecco. Qualche volta andiamo a fare una bella escursione in giro, porti qualche bel posto. Come no, okay, grazie mille. Grazie ancora a te. Ciao.